Ciao ragazzi, bentornati su Winter Quartering. Io sono James e oggi andiamo a spararci un unboxing di la primogenita 1941 East Africa Campaign di Legion World Games Senegame. Allora, nuova uscita di Legion World Games, game designed by Kim Kanger. Non so se vi ricordate The Roads to Karen, un gioco uscito per Revolutionary Games, sempre di Kim Kanger. Questo qui non è una ristampa, ma è un remake bello, bello potente. Ha cambiato la mappa, counter, un po' rifinito le regole, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere la scatola, vediamo qua la mappa, un po' di note, encounters, è un gioco per due giocatori, complessità media, sì perché mi sembra giusto, non è un giochino, ha delle belle regole, solitaire suitability medium, non sono molto sicuro perché è un sistema di attivazione, selezioni, counters, quindi bisogna vedere, però tutto si può fare. Vediamo, unit size, battalions, brigades, scala della mappa 10 miglia per esagono, 8 giorni per turno, playing time 5-6 ore. Non lo so perché i counter non sono molti e la mappa non è grandissima, però c'è molto going on qua, come dicono i nostri amici Sganfer, quindi potrebbe anche darsi. Vediamo, dimensione della mappa, libricino di regole, player rates, andremo a vedere tutto. E qua, King Kanger ha fatto lavorone parecchi anni, ragazzi, come avevo anticipato, questo qua è un remake di un vecchio gioco, quindi ha molto lavoro alle spalle. Counters, robe, andremo a vederla dopo. Allora, andiamo a fare questo unboxing, però volevo fare un unboxing scomposto, ragazzi, quindi vai di mappa. Partiremo da qui, ragazzi. Massawa. Perché Massawa? Beh, intanto, come avete potuto magari intuire, perché si chiama la primogenita, questo gioco si riferisce all'Eritrea. Qui siamo in Eritrea, la primogenita, perché è stata la prima colonia italiana. E come ci siamo arrivati qua in Eritrea? Nel XIX secolo, insomma, la seconda metà, cioè noi non è che c'eravamo qua, la nostra avventura coloniale si limitava missioni diplomatiche, commerciali con la Gran Bretagna, che ci aveva fatto un po' da balia da ste parti, quindi avevamo qualche spazietto di qua di là, insomma qualche avventurina. Però a un certo punto cosa è successo? Che la Gran Bretagna ha avuto problemi col Sudan, c'era la rivolta madidista, si è dovuta ritirare e aveva delle città costieri, insomma, che era tenuta da delle truppe egiziane e non si fidava molto di questi egiziani, aveva paura che il Mahdi, insomma, prendesse anche queste città e, insomma, diventassero delle belle piazze forti, che non era una roba simpatica, o ancora peggio che fosse preda di qualche altra potenza coloniale tipo la Francia. Allora c'è stata proprio una mediazione, così, per addirittura dicono una proposta per occupare Massawa, l'avevano offerta agli italiani o
oppure noi ci eravamo offerti, eccetera. Fatto sta che siamo arrivati a Massawa, bastito una spedizione tutta fretta. Sono arrivati qua e le altre truppe si sono ritirate, è stato tutto pacifico, siamo sbarcati. E qua, ragazzi, Massawa era una città intanto ed era un bel porto, è un'occasione appetitosa, commerciale, cioè è una roba diversa qua, dovevamo gestire qualcosa, insomma. E quindi però non è che ci si credeva tantissimo, insomma, su sta colonia distante, quindi un po' di incertezza, robe. Fatto sta che ci siamo trovati gestire sta roba e poi le robe andavano bene e abbiamo cominciato anche così ad espanderci nell'entroterra, magari mirare a sud verso l'Etiopia. Intanto vediamo, qui siamo sulla costa degli esagoni, qui Mare Rosso, vedete qui c'è anche la quota 120 metri livello del mare, Massawa, così. E insomma abbiamo mirato a sud, cioè Asmara, così, e ci siamo trovati a un certo punto verso la fine dell'Ottocento. Siamo andati giù e abbiamo fatto guerra con l'Etiopia. Andiamo qui, però vedete questa linea qua, Adigrat, Adua, e qua Adua li abbiamo prese di brutto. Insomma, così dopo c'è stato un po' di stallo, però ci è venuto in aiuto il Sudan. Perché non è che era nostro amico, formalmente era anche nemico, però era nemico anche dell'Eritrea, hanno fatto un po' di guerre, robe, storie, noi abbiamo approfittato, mediato, fatto un po' di roba e alla fine hanno riconosciuto i possedimenti italiani in Eritrea. Quindi ci siamo trovati qua con una bella robetta da gestire. Torniamo su qua perché c'è Asmara, che è diventata capitale, città importante, chiamata addirittura piccola Roma. Abbiamo fatto tanti sforzi, l'abbiamo allestita con bei boulevard, art deco, insomma. E comunque gli italiani non erano tantissimi qua e tanti erano solo commercianti, insomma, o politici, roba così, insomma, però si voleva anche fare coltivare un po' la terra, fare qualcosa. E quindi siamo anche tenuti buoni le popolazioni locali, anche per evitare eventuali casini, e questa roba qua è quindi creato un po' di benessere in tempi di, insomma, non è che c'era, stava tanto bene là. Quindi sta roba ha creato un po' di lealtà della gente locale, anche perché stavano meglio dei loro vicini della stessa etnia in Etiopia. Quindi creato strade, questa è una linea ferroviaria molto importante che andava da Massawa fino ad Agordat, che era la biscia. Vedete che qui comunque l'Eritrea, robe che si imparano. Se andiamo da 10 metri a livello del mare, cioè altezze importanti, nel giro di poco, che è 8 miglia per esagono, così. E ma poi cos'è successo, insomma, nella nostra qua Eritrea? C'è stato il fascismo, tutte queste robe qua. Nel 35 abbiamo fatto guerra con l'Etiopia e abbiamo presa, insomma, avevamo il controllo delle città e dei vincoli, però poi là c'era resistenza, il 60% così non lo controllavamo sicuramente. Comunque così, poi avevamo anche la striscia di Somalia, eccetera, a parte la Somalia britannica. Allora nel 40 siamo entrati in guerra. Cosa abbiamo fatto? Siamo andati a prenderci la Somalia britannica, che cosa ci è servito? Un cavolo, perché non abbiamo guadagnato niente, abbiamo perso non so quanti sforzo di mezzi, perché i carri motorizzati sono spaccati tutti intanto che andavamo là, non abbiamo controllato, neanche catturato niente di inglese, anzi hanno fatto a tempo a scappare, non era tanto difesa. Poi ci siamo anche presi, perché il regime Mussolini voleva il suo pegno, no? Siamo presi qualche città sul confine tra il Kenya e il Sudan, tra cui anche Kassala, che è un villaggetto del cavolo, non aveva nessuna rilevanza strategica, e qua anche un sforzo enorme per il cavolo. Comunque il nostro, avevamo tutto il corno d'Africa a un certo punto. Come era gestita questa cosa? Era gestito in governatorati, ognuno comandato da un generale, con il duca di Savoia, no? Quel viceré a capo, insomma, di tutto. Il fatto è che questa gestione qua non è che era idilliaca, perché ogni generale infine guardava il suo, non è che c'era tanta collaborazione, anche perché diceva che se qualcuno perdeva il suo governatorato, insomma, era cavoli suoi, ognuno pensava a sé, solita roba italiana. Poi la politica era, una volta entrata in guerra, tenere tutto l'impero, difendere dai confini, roba che tutti gli hanno detto, che insomma tanti generali hanno detto, cioè
o lo fai qua, queste posizioni non sono difendibili, dovremo limitarci magari da qualche parte e tenere, però insomma così è andata. All'inizio nel 40 abbiamo fatto queste cose, preso queste città qua, la Somalia britannica. Nel 41 però erano pronti a contrattaccare qui da Kassala, due divisioni indiane, divisioni inglesi, anche delle unità liberi francesi, da sud ribelli etiopi, gli Albernoch, dal Sudan, truppe sudafricane. Eravamo sotto assedio, diciamo sotto assedio, ragazzi, perché questa qua, cioè, era un'isola, sotto assedio, non arrivava niente, a Roma era impensabile, rinforzi eccetera, bisognava fare con quello che c'era. E quello che c'era non era tanto. Avevamo qualche incrociatore, qualche sottomarino qua, che era la base della flotta regia. Scopo era impedire il traffico, no, dal Mar Rosso, che arrivasse in Egitto e dall'India. Cioè. Abbiamo 3-4 sottomarini che uno ha avuto problemi, motori, eccetera. E dopo c'era problema con il gas, perché insomma immergersi nel Mar Rosso c'erano 40 gradi. Quindi c'era un problema di dovevano essere avere un sistema di condizionamento. E là c'era tutto un gas particolare. Gli equipaggi sono finiti gassati o andavano via di testa proprio per sta roba qua. Un altro è stato catturato, quindi non abbiamo fatto niente. Poi l'aviazione, come eravamo messi? Malissimo, perché avevamo dei Fiat 132 o 142 che insomma erano vecchi appena erano stati prodotti, cioè il giorno stesso erano già vecchi, erano dei biplani e dicono che erano anche maneggevoli, però arrivavano a una velocità tipo 290 km orari e avevano due mitragliatrici che sparavano tipo al massimo 400 colpi al minuto. Gli inglesi cosa avevano? Gli Hawker Hurricane, che andavano a 600 km orari e avevano 8 mitragliatrici che sparavano a 600-800 km. Comunque avete capito che proprio non c'era gara, infatti, cioè, già all'inizio dell'offensiva alleata non avevamo più aviazione il giorno dopo. Cioè, tanti sono stati proprio distrutti a terra o comunque surclassati. Quindi anche la nostra flotta si era trovata senza ricognizione e faceva fatica ad operare. Non diciamo qua a terra, perché qua a terra già facevamo ricognizione con la cavalleria, quindi già, perché c'erano ancora i reparti di cavalleria, va bene. Quindi 41, offensiva alleata. Noi avevamo un grandissimo svantaggio qui, perché gli inglesi avevano una divisione interamente motorizzata, velocissima, fatta proprio per combattere nel deserto, e appositamente qui era la Gazelle Force, che era interamente motorizzata. Noi invece non avevamo niente. Quando ci dovevamo ritirare, ci ritiravamo a piedi, quindi ci mettevamo tantissimo. E loro cosa facevano? Facevano in tempo a intercettare le nostre colonne in ritirata e anche a tagliarle in due, insomma a fare problemi, quindi capite il disagio. Infatti da qua sfondato noi ci siamo ritirati. Qui c'è stata una roba, un personaggio, Amedeo Gillette, che ha fatto una carica di cavalleria contro dei del battaglione di tank, cioè è stata l'ultima carica di cavalleria, boh, che si ricordi un po', e si è sacrificato interamente venendo annientato per permettere la ritirata degli italiani a Agordat. Sono ritirati verso ad Agordat, vedete, questi sono intanto dei sentieri, differenze di colori, differenze di alture. E le colonne comunque si erano anche divise, perché un po' è stata costretta verso Aikotà e Barentu, al grosso doveva ritirarsi qui ad Agordat. Ad Agordat cosa è successo? Non c'era stata approntata nessuna difesa, ovviamente, quindi gli ufficiali qua in comando si sono ritrovati che dovevano gestire una roba, boh, come teniamo qua? Non si può. Vedete intanto la Biscia, questa è la linea ferroviaria che andava da Massawa fino a qui. Gli alleati si sono attestati qui. Noi eravamo qui ad Agordat, hanno preso subito, tentato subito di prendere queste alture, però una bella contrattacco, li abbiamo anche spazzati via, al che hanno dichiarato un'offensiva su tutta la linea. I nostri hanno detto qua dobbiamo andare perché proprio non è difendibile, dobbiamo cedere. Addirittura abbiamo sacrificato le nostre due divisioni e battaglioni di corazzati, avevamo gli M1139.
che erano veramente inutili, per quello li abbiamo sacrificati. Perché gli inglesi cosa avevano? Il carro Matilda, che noi non potevamo attaccare e distruggere in nessun modo, non potevamo danneggiare, cioè proprio una roba, non avevamo i mezzi. E sta roba qua tra l'altro aveva fatto un mucchio di sconforto tra le truppe coloniali nostre, gli ascari, cioè, proprio demoralizzati, perché non riuscivano a scalfire sta roba. Non avevano tanti, però c'era anche l'impatto psicologico oltre a quello pratico. E beh, comunque grazie a sto sacrificio qua dei nostri due battaglioni di tank, che sono stati completamente cancellati dalla faccia della terra, abbiamo guadagnato tipo 8 ore, una decina di ore, siamo riusciti a valicare tutti il ponte Mussolini, che abbiamo costruito noi ovviamente, l'abbiamo anche fatto saltare, abbiamo minato il greto del fiume. Vedete, questi sono i fiumi, sono tutti secchi ragazzi, quindi cioè hanno solo valore di flavor sulla mappa, il che ci ha permesso di ritirarci qui a Keren, dove c'è stata una delle meno conosciute ma delle più dure battaglie della seconda guerra mondiale, dell'Africa sicuramente. Cos'è Keren? Tanto potete già vedere, vedete qua tutto sto cerchio, vedete le altitudini. Questa qua è un posto naturale, di difesa naturale, c'è questo altipiano di Keren, 1400 metri, completamente circondato da montagne, anche quasi terreno alpino. Loro questo qua più scuro lo chiamano terreno alpino, e questo marroncino meno scuretto nel gioco è terreno montano. Gli inglesi quando sono arrivati qua cosa hanno detto? Questi sono piazzati bene. Tra l'altro noi abbiamo, questo è l'unico passo, non l'unico accesso, noi abbiamo fatto saltare la montagna per 200 metri, cioè abbiamo proprio bloccato il passo. Gli inglesi sono arrivati qua e hanno detto che sto qua sembrava un castello in cui hanno tirato sul ponte levatoio, cioè bisogna proprio attaccare queste alture qua. Noi proprio ci siamo arroccati su tutte le varie vette che sono diventate anche famose, tipo il Cameron Ridge, Punta Forcuta, Dolo Godorock, così. Comunque qua si sono trovati un sacco di rimasugli di divisioni di tutte le ritirate, quindi c'era misto, c'erano un reparto di alpini, decima e l'undicesima bersaglieri Savoia, un sacco di ascari, truppe coloniali e varie robe. E qua praticamente abbiamo resistito per 59 giorni sotto contro, non so, due divisioni indiane, una inglese, cioè il disastro. E proprio si sono consumati, si sono spesi qua, non si sa neanche perché, cioè in realtà era già tutto perso, si trattava solo di resistere un giorno in più, un giorno in meno. C'è proprio una tenacia, valore, cioè nonostante la nostra storia, combattevamo dalla parte sbagliata eccetera, però c'è stata l'impresa di uomini che noi non raccontiamo tanto, perché non andiamo tanto d'accordo con la nostra storia, dobbiamo fare pace secondo me. Comunque qua poi c'era un disastro, perché gli inglesi erano in vantaggio, avevano l'aviazione, cioè i cieli erano loro, poi avevano anche l'artiglieria, un vantaggio, perché sapete, noi avevamo degli obici della prima guerra mondiale e loro avevano dell'artiglieria che aveva il doppio della gittata, quindi cioè loro potevano sparare senza aver paura di avere fuoco di ritorno. L'unico piccolissimo vantaggio era che gli obici avevano un tiro più curvo, quindi tra combattimento tra montagna e montagna avere un tiro curvo è un vantaggio, perché tipo loro non riuscivano a prenderci dall'altra parte del crestone visibile, diciamo. Però comunque non è che andava tanto bene, perché non avevamo munizioni, non avevamo proprio niente, cioè combattevano senza acqua, bombardamenti aerei, bombardamenti di artiglieria, che poi qui era tutta roccia durissima, quindi se non ti arrivava una scheggia del proiettile ti arrivava la scheggia di roccia, disastro. E abbiamo anche tenuto un sacco di contrattacchi eroici, abbiamo preso, ripreso cime, fatto disastro per 59 giorni, e poi alla fine ho dovuto cedere perché è morto un comandante, Lorenzini, che era considerato che era un bravissimo ufficiale, anzi uno dei migliori che avevamo tutta la guerra, insieme ad altri. C'erano anche altri qui nell'Africa italiana, tipo Nasi, anche Amitai Willette stesso, De Lorenzi, vabbè, insomma tanti altri. E dopo, una volta caduta Keren ragazzi, la via era aperta per andare a Massawa e ad Asmara. È stata solo questione di un altro paio di mesi, anche il viceré si è reso, insomma è finita la nostra permanenza qua. Comunque ci sono state un sacco di storie qui, perché episodio assurdo che una volta che hanno visto che era tutto perduto, il viceré aveva ordinato tre velivoli caricare, non so, una quarantina di personale d'alto rango, ingegneri, politici, roba, militari, e una barca di documenti, e andare da qua, prendere e andare fino in Italia
con tre aerei che chissà come erano presi. Questi tre aerei qua praticamente sono riusciti anche a partire, a decollare. Poi sono fermati, vabbè, in Gibuti, un attimo, che era anche qui vicino. Poi sono andati fino in Arabia Saudita, là si era rotto un aereo, si sono riusciti a far imprestare un tornio con un pezzo di un altro aereo, hanno fabbricato un pistone o qualcosa, hanno ricambiato il pezzo, sono riusciti a partire. Che intanto c'erano gli inglesi là che avevano chiesto che gli italiani venissero arrestati, c'era tutto questo problema, quindi hanno fatto in fretta in furia, sono riusciti a ripartire. Poi si sono dovuti fermare vicino a Cirenaica, in mezzo al deserto, perché c'era un altro aereo che aveva problemi, l'hanno riparato. Nel frattempo avevano creato tutto un sistema di feedback del carburante, perché proprio in volo nell'aereo tipo caricavano direttamente il carburante proprio in volo, quindi c'erano dei tank volanti di benzina, avevano fatto questo sistema di circolo di bypass interno. E poi sono arrivati in Cirenaica e lì praticamente hanno ricevuto una settimana di revisione degli aerei, e a fine ce l'hanno fatta, sono arrivati a Roma, cioè una roba da film così. Poi c'è un'altra storia, quella di Amedeo Guillette qua, che dopo la carica di cavalleria era stato non si sa come, non ho capito, catturato un coso, comunque era finito, lui parlava l'arabo e si era mischiato tra le popolazioni locali, faceva resistenza agli inglesi, così poi ha lavorato per vari altri signorotti qua della zona. Poi è tornato in Italia, sto qua doveva, tra l'altro doveva fare le Olimpiadi come cavallerizzo nel 36, però la storia poi l'ha portato in guerra qua, quindi ci sono tutte queste varie vicende che così, cioè non è che io, cioè per informarmi un attimo, perché il gioco ti porta ad informarti, no? Perché è passione, e anche viceversa, un'informazione ti porta al gioco, quindi ho letto un po' di qua e di là, ci sono tutte queste storie interessanti. Comunque, come potete vedere, dai, a parte le cavolate che sparo, beh, la mappetta è questa, non è grandissima, però mi sembra bella, mi piace il canovaccio di colori utilizzato, e anche ben dettagliata. Cosa che volevo mostrare è l'order track, adesso andiamo a vedere perché qui praticamente si mettono ordini ogni turno. Questo non è un gioco che ha fasi, movimento, attacco, supply, ma va tutto in base a degli ordini che si selezionano. Poi qua i victory points, perché si vince a victory points. E qui invece vediamo i tipi di terreno, ragazzi. Ti dicono movement points, let's talk, road movement cost, track movement cost, taking limit, column shift eventuali. Da vedere, da vedere. Però adesso andiamo a vedere i counters. Cosa ci hanno messo qua negli ordini di battaglia. Là, continuiamo con il nostro unboxing scomposto. C'è un solo foglio di counters, decentemente spesso, dai, sufficientemente. E qua bisogna clippare, ragazzi. Allora, cominciamo con gli inglesi. Allora, fanteria, unità indiane, motorizzata, ancora indiani. Eccoli qua, Matilda. E poi sì, perché c'è anche, si utilizza anche l'aviazione qui, sì, ancora unità indiane motorizzate. Qui sono unità liberi francesi, three points, questo dovrebbe essere un marchio di trincea. Questi invece sono dei centri di supply di carri di munizione, insomma, cioè, perché qua si controlla il supply ogni prima di fare un assalto, prima di muoversi, per determinare come lo fai, se hai bonus, malus. Tante robe da vedere, sembra interessante. Qua per vedere robe, città che controlli, vedete anche Asmara, guardate. Andiamo a vedere i nostri qua. Ecco qua. Allora, queste sono fanteria, vedete col coso scuro, sono unità coloniali. Oh, questi sono i bersaglieri. Vedete, eccolo qua, la nostra cosa di alpini, che ne c'era una di alpini che se sono proprio consumati su punta forcuta. Le unità di marina. Allora, vedere sta lettera qua, perché non so se avete notato sulla mappa, ma gli esagoni non hanno il numero, non sono numerati. È roba che mi ha fatto stranissimo, perché il setup, ci sono invece le lettere sulla mappa, e a seconda di queste lettere qua vanno messe le unità, là intorno vanno schierate. E qua la decima Savoia, l'undicesima Savoia, tanto qua Kanger si è preso una licenza, si è messo al comando di una cosa coloniale. Ecco qua gli Albergnoc, questi sono i ribelli etiopi. Low supply, disrupted, che fa robe bruttissime. Tutta sta serie qua.
Queste sono le cheat degli ordini, perché qua ragazzi bisogna selezionare gli ordini tramite cheat, ma non si pescano. Vedete qui il numeretto in alto, questo è un ordine di priorità. Ogni turno andremo a selezionare 4 ordini che verranno poi messi tutti insieme nell'order track nella mappa e andranno risolti dal più alto al più basso. Però gli ordini si dividono in 3 tipi. Ci sono i main order, che sono questi qua contornati, che praticamente sostanzialmente sono assalto, muovi e bombard, che si può dividere magari in limited bombard, full bombardment, così limited assault, bla bla bla. Questi hanno la particolarità che possono essere combinati con altri ordini, che sono questi qua, che hanno sta lineetta più chiara, e possono, questi qua combinati possono essere usati anche nel main order dell'avversario. Quindi magari l'avversario ti fa un assault e tu fai un retreat o un counter attack o heroic defense, cioè c'è tutta sta roba, e quindi c'è anche il discorso della priorità eccetera in cui li metti. Poi questi combined orders non è che quando li risolvi li usi, ti li metti nella tua riserva, ne puoi avere una riserva di 3, da quello che ho capito, e poi da lì li puoi spendere quando qualcuno fa un main order, o il tuo o l'altro, lo puoi spendere, lo dichiari. Dopo ci sono i minor order, che sono sti qua, e ce li fai e basta, non possono essere combinati con niente. Comunque vediamo che sono molti organizzati, cioè, c'è un ordine per i Matilda, è terribile. Airstrike, che ti prendi i cosi e vai a fare male. Dig, metti trincee, overrun, advance, tracks and muse, robe supporto. Anche vedete i reinforcements, replacement, sono ordini, cioè questi qua ti dettano anche le fasi del gioco. Hai bombardment, albergnoc move, quindi muovi i gnocchi qua, e quelli italiani invece uguali. Abbiamo un po' di bombardment, non troppo però, perché munizioni erano quello che erano. Tanto dig, trincerati a nastro, strugglers, ritardatari, extra ammo, che non si sa dove le prendessero. Light thirst, perché all'inizio magari, ma poi no. Strano qua invece, open city. A un certo punto tu puoi dichiarare Asmara, la capitale, come open city, e vale 5 punti invece che 7. Condizioni di vittoria non mi ricordo bene. Allora, se gli inglesi arrivano a 20 hanno vinto, però se arrivano a 20 al decimo turno è una vittoria marginale. Se invece un qualsiasi turno hanno 7 punti hanno vinto gli italiani, roba del genere. Sì, più o meno c'è questo discorso qua. Quindi per l'italiano è, cioè, resistere e rallentare il più possibile, per l'inglese fare un progresso accettabile più velocemente possibile, come era alla fine, perché all'inizio non ci credevano neanche qua che cosa fate dell'offensiva in Eritrea, che ci arriva Rommel qua e in Nord Africa ci servono le truppe qua, quindi o fate dei progressi accettabili in fretta, se no ritiriamo le truppe. Poi il progresso accettabile era prendere il porto di Massawa, si controllava il traffico nel Mar Rosso da là. E quindi così. Dai, ma continuiamo il nostro unboxing strano. Quindi scatola, vediamo, scatola, niente di che, sinceramente arriva già un po' bombata, già col cellophane tolto, però va bene. Bustine ottime, un dado, sinceramente potevano fare anche meno di metterlo, è talmente leggero, non rotola neanche, fa un po' fastidio, però va bene, meglio di niente. Oh, advisor pubblicitario, roba, può dire clan, come direbbe mia nonna. Di Pimpu, questo qua è sempre di King Kanger, hanno detto che è anche un gioco discreto. Analizza un wargame se fa robe interessanti, sapete. Comunque buttiamo via sta roba prima che ci porti alla perdizione, ci induca in tentazione, bruciamola. Manuale, onesto, niente di che, però. Allora, devo fare notare una cosa qui. Assistance, signor, sua maestà, Folco Ranchi. Poi Roberto Setola, che dovrebbe essere uno dei soci di Casus Belli, quindi soci storici. C'è un po' di, comunque capite che qua c'è un po' di, da tempo che questo qua ci mangia dietro a sto gioco, quanto pare. Ha chiesto anche consigli. Un po' di background, andiamo a sfogliare. Comunque colorato, abbastanza impaginato decentemente. Un po' di stacking di roba, qua ti dicono le robe degli ordini. Supply,
Assault, ti spiegano un po' gli ordini principali, c'è Assault, Bombardment, Move, un summary, ti dicono effetti di disruption, vedete quanta roba è. Non bisogna essere disrupted da quanto pare. Effects of no supply, neanche questo non bisogna fare. Le ZOC, così. E qua ti dicono già gli ordini. Praticamente, pagina 11 finito le regole, però le regole sono poche così, però bisogna capire bene come farle girare, quindi ci posso credere possa durare anche 5 ore qua. E qua ci sono tutti gli ordini, ti spiegano un po'. Comunque sono tutti legati a Bombardment, Assault e Move, quindi dovrebbero anche devi impararteli tutti, cioè sono abbastanza un po' intuitivi perché su alcuni puoi legarli a questo, alcuni all'altro, tipo l'Assault fa il counter-attack o retreat, cioè il Move sì, puoi fare tactical move che ti muovi magari in montagna senza creare casini, vabbè, genere, insomma, boh, vedremo. Ah, e qua dietro, anatomia del counter, sì. Contro alleati, tipologia dei simboli nature e così dai ragazzi. Bene. E comunque, oh, ah sì, reference cheat qua, cosa vogliono dire? E questi sono i fogli dei cheat, praticamente vedete, avete i main orders, minor orders, qua quelli combinati, qua per gli alleati, carini questi disegni. Un altro player raid, ottimo, una testa, non fa male. Qua mega cartoncino, mega power per garantire questo pezzo più importante della scatola, ragazzi. Se non lo mettevano, se lo mandavo indietro sto gioco. Veniva, era compromesso tutto quanto, si disintegrava nella spedizione. Eh sì. Boh, amici, questa è stata la primogenita di Legion War Games. Invece sono stato James. E questo era Winter Quartering, ci vediamo per un altro gioco, statemi bene, ciao belli!